11 e 10, buongiorno, nuovamente in diretta in studio a Pineta Oggi TV, Massimo Bonella in collegamento diretto con Saciu Web Network, la regia centrale Rosario Moreno che saluto. Subito le brevi notizie della domenica mattina dall'estero. Iniziamo dal Golfo di Suez. 11 pescatori egiziani sono morti a seguito della collisione fra la loro imbarcazione e un altro battello che non si è fermato e ha proseguito la sua rotta. L'incidente è avvenuto nel Golfo di Suez tra la città di Ras Gharib, 350 km dal Cairo, e il sud della penisola del Sinai, ne dà notizia il capo, del sindacato dei pescatori egiziani. Sul battello c'erano 40 pescatori, 11 sono stati tratti in salvo, mentre proseguono le ricerche degli altri 18 che erano a bordo. Italia. Mafia Roma. Massimo Carminati è stato trasferito nel carcere di massima sicurezza di Tolmezzo, siamo in provincia di Udine. Insieme all'ex NAR, tra i principali indagati nell'inchiesta Mafia Capitale, sono stati trasferiti gran parte degli arrestati che si trovavano a Rebibbia, a Roma. Il trasferimento si è reso necessario per una questione di incompatibilità ambientale. La difesa ha fatto sapere che prende atto del trasferimento che inevitabilmente limita il diritto di difesa in quanto rende difficile il dialogo con l'indagato. Proseguiamo, rimaniamo sempre nella nostra penisola Napoli. I carabinieri di Napoli hanno tratto in arresto per detenzione di un ingente quantitativo di stupefacente ai fini di spaccio Giuseppe Conte, un autotrasportatore 33enne, residente in provincia di Caserta. L'uomo è stato fermato per controlli mentre percorreva l'asse mediano di Napoli alla guida di un autoarticolato. Sul posto, i carabinieri del nucleo investigativo di Napoli, durante un'approfondita perquisizione del mezzo, hanno rinvenuto 20 kg di amnesia, cioè maiorana imbevuta di residui di eroina. Ritorniamo all'estero, Washington. In decine di migliaia hanno marciato a Washington contro il razzismo. Facciamo che sia un messaggio forte, duraturo e significativo, ha detto Esau Garner, vedova dell'afroamericano disarmato ucciso da un agente di polizia a New York. La vedova ha parlato in Freedom Plaza, da dove è partita la marcia diretta alla Capitol Hill. Pari diritti, riforme legislative e processo per i poliziotti responsabili di violenze tra le richieste della dimostrazione pacifica. Siamo tutti uguali, giustizia per tutti, anche le vie dei neri sono importanti, alcuni degli slogan. Con senza giustizia non c'è pace, scandito dai dimostranti. Questi dunque slogan che hanno evidenziato. Dunque, l'Ucraina adesso, rimaniamo quindi sempre all'estero, il Congresso degli Stati Uniti ha adottato definitivamente la legge che autorizza delle nuove sanzioni contro Mosca e l'aumento degli aiuti militari al governo di Kiev. Ora il Presidente Obama può promulgarla o porre il veto. La Casa Bianca non ha ancora reso note le sue intenzioni, anche se Obama ha definito recentemente come controproducenti sanzioni supplementari non concordate con l'Unione Europea. Anche se l'ultima parola spetta al Presidente, oggi è dunque giuridicamente possibile l'invio di armi letali a Kiev. C'è da chiedersi quanto rimarrà tranquillo Putin di fronte a queste situazioni. Ed ora lasciamo le notizie e passiamo alla rassegna stampa di una delle nostre testate a cui facciamo riferimento, testate giornalistiche online molto importanti. Dunque, per quanto riguarda il settore antimafia, mi riferisco ad antimafia2000.com, 2000 scritto a parola in lettere. Abbiamo innanzitutto le ultime notizie sull'omicidio di Pablo Medina, che lo ricordo, collaboratore di Antimafia 2000, giornalista ovviamente, e nostro amico, che è stato assassinato insieme alla sua assistente di redazione Antonia Almada. Dunque, le ultime notizie sono queste, che è stato arrestato uno degli assassini di Medina.
Questo diciamo, resoconto è stato scritto da Arnaldo Cabrera, che trovate proprio nella homepage, in primo piano nella homepage di antimafia2000.com. C'è un banner gigante dove cliccando lì trovate quindi tutte queste ultime notizie. Poi veniamo agli articoli. La grande schifezza di Saverio Lodato, a seguire l'Italia nel cesso, sempre di Saverio Lodato. New York Times, non c'è angolo d'Italia immune dal crimine. In altre parole, l'Italia nel cesso. Mafia Capitale, due arresti svelato il patto con l'Ndrangheta di Miriam Cucu. Mafia Capitale di Antonio Ingroia. Poi abbiamo anche il nostro settimanale di approfondimento, Pianeta Oggi Reporter, che include l'intervista a Pino Magnaci, direttore di Teleiato, che come avete sentito tutti, anche dai TG nazionali, è stato vittima dell'ennesimo atto, gravissimo atto intimidatorio, dove gli hanno ucciso, dove l'hanno colpito nei sentimenti praticamente, perché gli hanno ucciso i suoi due cani e poi dato fuoco alla autovettura di Pino Magnaci. Andare a colpire i cani dimostra come questo uomo che fa queste cose vale meno proprio degli animali, meno proprio possiamo dire anche dello stato vegetale, possono essere le stesse rocce che compongono le nostre montagne. Ecco, personaggi del genere praticamente sono da emarginare totalmente da quella che è la società civile del nostro pianeta. E dunque, vediamo se ci sono altre novità sulla homepage di antimafia2000.com, perché è ricca di diverse cose. Infatti abbiamo ad esempio la rubrica Terzo Millennio, dunque un'altra guerra in Europa, non il nostro nome, di Pino Cabras. Poi USA, la nuova risoluzione porta alla guerra contro la Russia, di Giulietto Chiesa. Insomma, articoli che fanno pensare. Poi ancora Alternativa Pandora TV, guerra, anzi superguerra, il decalogo imperialista, sempre di Giulietto Chiesa. Tortura made in USA di Giulietto Chiesa. Si scopre ora che la CIA ingannava la Casa Bianca, che questa usava la CIA, costringendola a mentire, per preparare le guerre. Lo sapevamo già. E qui c'è appunto l'editoriale di Giulietto Chiesa del 10 dicembre. Vediamo se abbiamo altre news. Poi naturalmente la tensione sui magistrati in prima linea antimafia, emerge il nome di Antonino Di Matteo. Come sapete si parla che è arrivato il tritolo a Palermo, non si sa dove sia, non si riesce a trovarlo. Cioè, sembra che qui si stia per ripresentare la stessa situazione prima delle morti di Paolo Borsellino e prima ancora di Giovanni Falcone. Si sta ripresentando la stessa cosa, cioè la stessa situazione, la storia si ripete e da chiedersi come mai il governo tarda a dare il cosiddetto bomb jammer a Nino Di Matteo per, appunto, per motivi appunto di sicurezza, per rafforzare quindi la sicurezza a questo magistrato. E queste sono tutte domande, punti di domanda che ci poniamo. Magari prossimamente sentiremo il direttore di Antimafia 2000, Giorgio Bongiovanni, che è preparatissimo in questo, che sta seguendo veramente da vicino tutta questa situazione, cosa sta succedendo, perché non si è vicini a questi magistrati antimafia, che oltre a Nino Di Matteo c'è anche ad esempio Scarpinato e non solo lui. Cioè, non cap si capisce perché ad esempio un Presidente del Consiglio Renzi non dica: siamo, ad esempio, non ci vuole tanto, siamo tutti con voi, siamo vicini a voi. Cioè, creare almeno una frase nazionale, lanciarla a livello nazionale perché ha un certo eco, perché veramente sembra che questi magistrati siano stati abbandonati a se stessi. Questa è la situazione che vediamo, questa è la situazione che fotografiamo, e noi piccoli cronisti cerchiamo, insomma, di sensibilizzare la cosa, di essere vicini a questi magistrati e di creare sempre di più approfondimenti per, insomma, suscitare una certa,
una certa attenzione, lanciare un allarme, perché questi magistrati sono veramente lasciati soli e si può ripresentare la stessa situazione all'epoca di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, quindi c'è il rischio che veramente possano essere saltati in aria. Il fatto che questo tritolo non si trova, insomma, fa pensare. Ecco che questa cosa qua per noi rimarrà sempre in tutti i nostri notiziari, in tutte le nostre relazioni, delle nostre testate, Antimafia 2000, Pineta Oggi TV, Pandora TV, eccetera, sempre in primo piano con una attenzione non indifferente. Dunque, vediamo se abbiamo adesso delle ultime news vediamo se arriva. No, non c'è nulla. Allora io direi di chiudere qui il nostro notiziario Ecomondo 2000. Sono le 11:20. Prima però vi ricordo la diretta di questo pomeriggio a partire dalle 18:30 dall'emittente radiofonica di Fontana Fredda, la storica emittente Radio Piper Fontana Fredda 88.893.8, in modo particolare gli 88.800 che sono quelli, diciamo, che è la frequenza principale che copre tutto l'Alto Adriatico. 18:30, 19:30 la trasmissione Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Ricordo anche la settimana scorsa che avevamo ospiti in studio proprio coloro che mandano avanti Science Web Network, il collega Rosario Moreno e Gianluca Mancuso, che è il direttore artistico di Science Web Network. Abbiamo, come dire, voluto fare un po' il punto della situazione, dove stanno andando le nuove tecnologie, dove sta andando il mondo radiofonico privato, locale. Insomma, abbiamo fatto un po' così un punto d'incontro di tutte queste di tutta questa situazione e capire anche quali sono le prospettive, le difficoltà nel condurre una emittente radiofonica. Un'emittente che parla alla gente che entra nelle case. Allora, non è così, Rosario Moreno, so che tu in questo momento mi stai ascoltando, sei anche collegato, sei lì sempre in quella grande centralina che coordini tutto quanto. Rosario. Sì, ci sono Massimo, è proprio così, hai perfettamente ragione. Cosa vuoi farci? Nuove tecnologie ci sono a disposizione di tutti, però io ricordo sempre che internet, diciamo la rete, è come la vita reale, quindi le persone che troviamo nella vita reale le troviamo su internet, troviamo i buffoni, troviamo i falsi e troviamo le persone oneste. Quindi chi ascolta le web radio, chi vede le web TV, deve fare anche lì una cernita, insomma, come se lo facesse sul digitale terrestre, insomma, sulle emittenti che trasmettono online in frequenza, diciamo in FM come radio, oppure sul digitale terrestre, appunto, dicevo prima. Massimo, e il problema è Sì. proprio lì. Gente, noi con questa emittente, con la collaborazione di Massimo Bonella di pianetaoggitv.net, cerchiamo di risvegliare la vostra coscienza perché vogliamo a tutti i costi farvi capire che dovete fare una cernita e dovete ascoltare tutte le informazioni, però l'importante è che ragioniate con la vostra testa. Questo è il messaggio, vero Massimo? Assolutamente sì, noi diamo le informazioni che ci provengono, facciamo poi anche gli approfondimenti per capire cosa effettivamente sta succedendo, cioè entrare dentro la notizia e poi naturalmente il pubblico tira le proprie conclusioni. Noi non possiamo inculcare niente alla gente, non possiamo assolutamente fargli il lavaggio di cervello come magari succede in qualche altra emittente con delle programmazioni particolari, ad esempio anche molto molto basse come grado culturale per abbassare però fin fine il grado culturale di tutta la popolazione italiana, perché questo è successo da fine anni 80, da metà anni 80 in avanti, ecco, se vogliamo essere chiari. Noi cerchiamo di tenere su il tipo di, cioè,
a un buon livello le trasmissioni, quindi cultura, arte, approfondimenti, informazioni, capire appunto, come dicevo prima, cosa sta succedendo, poi le persone con la loro testa traggono le più ovvie conclusioni, insomma, che poi emergono da questi palinsesti. L'importante, come ripeto, è non mettersi a fare i beceri, a inculcare le cose, dire che non so, faccio un esempio, la sinistra è meglio della destra, oppure la destra è meglio della sinistra, come dire, mi viene in mente quando c'erano i romani e i barbari, no? Che i romani sono buoni, i barbari sono cattivi o viceversa, ecco, cioè, voglio dire, noi siamo superiori a tutte queste cose qui, a tutte queste polemiche, a queste becerie da bar proprio, ecco, noi siamo apartitici, diciamo le cose come stanno e ci fermiamo qui, in modo da non inquinare la psiche di chi ci ascolta e anche non noiarli, perché ultimamente la gente penso che di questa televisione moderna o radio moderna, mi riferisco ad esempio ai network, che è una valanga continuamente di discorsi ripetitivi, eccetera, ne abbia veramente le scatole piene, gonfie, parliamoci chiaro, ecco, No, questo. perfettamente Massimo, è proprio il mio punto di vista, cioè il mio modo di vedere le cose. Bene Massimo, ricordiamo a tutti gli amici che quando facciamo le dirette, la voce delle persone, la voce di chi ci ascolta è fondamentale, è importante, quindi abbiamo messo a disposizione un numero di telefono che è lo 0422 1626 622. Insomma, quando facciamo le dirette, chi volesse chiamare, interagire con noi, non solo sulla chat che trovano sul sito, ma anche via telefono, possono farlo tranquillamente, no Massimo? Questo è un altro, diciamo, punto che abbiamo messo a segno nel cercare di interagire quanto più possibile con tutte le persone che ci ascoltano. Sì, è verissimo, hai detto una cosa importante, questa è un po' la crescita di Sites Web Network, perché è una delle emittenti online che ho visto tra le più ascoltate e con una tecnologia sempre più all'avanguardia, quindi il fatto anche di far interagire le persone in diretta, ho avuto modo di sentire in due trasmissioni fa, mi riferisco a Spazio Aperto, cioè la cosa è interessante, funziona. Sì. Bene, con questo è tutto Massimo. Ci sono no Certo. novità, ultime news dell'ultimo secondo? Ma vediamo se c'è qualcosa dell'ultimo secondo, ma non credo. Adesso do un'occhiata un attimo. No, non c'è niente, diciamo, di rilevante. Ecco. Sembra che sia una domenica, ecco, diciamo, tranquilla. Per fortuna non ci sono brutti maltempi o terremoti o queste cose qui. Speriamo che la cosa prosegua con questo ritmo, no? Anche perché altrimenti dopo io devo andare via per fare l'altra trasmissione, mi arriva una notizia urgente, non so dove trovare il tempo per scriverla, per metterla a posto. Quindi speriamo che sia tutto calmo così, eh? Speriamo. Comunque mi ha fatto piacere averti avuto in trasmissione la settimana scorsa a Radio Piper Fontana Fredda, che abbiamo così insieme anche a Gianluca Mancuso fatto un po' un approfondimento su queste nuove tecnologie. Soddisfatto anche il direttore artistico di Radio Piper, Paolo Gavazzo, insomma è stata una trasmissione un po', come si può dire, costruttiva, ecco, ci ha illuminato un po' qual è la strada da dover percorrere, da poter spendere delle energie per dare un prodotto sempre più migliore agli ascoltatori. Certamente Massimo, è stata una bella puntata quella lì. Non Sì, ne perché faremo c'ero ancora. io, eh. No, ma è tutto l'insieme, perché cioè io dico sempre questo, così per tirare un attimo una conclusione a questo discorso che abbiamo fatto oggi, improvvisato, perché non era stato programmato nulla di questo tipo, cioè una volta fatto il notiziario ti avrei dato la linea per il proseguo dei programmi in rete, però è venuto fuori questa bella riflessione, cioè un po' abbiamo fatto il punto di come l'unione fa la forza, no? Cioè, unire anche queste radio, televisioni, queste emittenti, queste testate, crea rete, fa forza, no? E quindi i problemi si possono affrontare meglio, con più energia, con più forza, diciamo. E questo è stato un esempio
molto bello di domenica scorsa e fa capire anche che questa è la formula giusta per poter andare avanti di fronte poi a uno scenario sociale che fa pensare, insomma, voglio dire. Quindi più emittenti sono assieme, riescono a creare una buona informazione e tutto a vantaggio per gli ascoltatori. Certamente. Bene, a te l'ultima parola. Io saluto tutti i nostri amici che ci ascoltano o ci vedono sulla web TV. E Massimo, l'ultima è tua, dai, l'ultima parola. Ah beh, niente, mi rimane di dare l'ora esatta, sono le 11:30, dunque la linea torna a Salto Benetto, quindi te la ripasso a te, che poi tu lì dal grande mixer, no, darai il via alla programmazione musicale in rete di Salto Web Network. Allora ci sentiamo prossimamente, appuntamento quindi con gli ascoltatori a giovedì sera dalle ore 22 per la replica di Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, che appunto la diretta la facciamo stasera alle 18:30 su Radio Piper, e appuntamento a mercoledì sera, come sempre, nel corso del settimanale Spazio Aperto condotto da Antonella Intranò e Ugo Lombardi. Insomma, senti Rosario quanti appuntamenti che ci sono, come inizia a funzionare questa cosa, questa novità mediatica, no? Questa Certo. fusione tra FM, web, collegamenti Skype, telefonate in diretta, ospiti, collegamenti. Insomma, penso che siamo arrivati a un punto abbastanza interessante e che potenzieremo un po', come mi ricordo al tempo, all'inizio degli anni 80 c'era Mike Bongiorno a Canale 5 che diceva sempre: vedete, vedete, questa televisione è grande, grande, grandissima, abbiamo preso tutte le frequenze e tra poco andremo anche in Francia con la 5, faremo dall'Italia per l'Europa, dall'Europa per l'Italia, grande tutto. Questa volta lo diciamo anche noi, no? Stiamo Sì. andando molto bene. Certamente. Povero Mike Buongiorno che poi è ritornato in Rai alla fin fine, no? Un grande professionista, non so perché era andato a finire di là. Vabbè, comunque è vero, sì, che il privato paga di più, ma insomma c'è da mettere molti, molti punti sulle i. 11:32, a te la linea, Rosario. Bene, un caro saluto a tutti quanti, ci sentiamo. E ci vediamo mercoledì sera alle 18:30 con Spazio Aperto. E poi non dimenticate, oggi alle 18:30, chi ha la possibilità di ascoltare la diretta in FM con Massimo Bonella, Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, 18:30 su Radio Piper, sugli 88, hai detto Massimo, e Allora, 88 e 800 per tutto l'Alto Adriatico. perfetto. E chi volesse ascoltare anche la diretta in streaming lo può fare tramite il sito di Radio Piper, www.radiopiper.it, se non sbaglio, Sì, confermo.it, e poi ci può sentire in replica comodamente alle 22 di giovedì sera, perché tu appunto ripeti il programma, il settimanale, appunto Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. benissimo. Un caro saluto a tutti e vai con la sigla finale.